Quindi fermati, dobbiamo fare qua il turno così. Vediamo se funziona. Sì, ha funzionato! E oggi, cari amici, torniamo nel gioco di Witch Cry, il gioco della strega cattiva di Ice Cream, Mr. Meat, Devil Nun. Oggi siamo qua perché voglio sbloccare insieme a voi un altro filmato segreto. Quindi andiamo subito in partita, ma come sempre siete qui sotto tantissimi like. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Adesso direi di partire. Cominciamo, andiamo subito in partita. Ma che bello, un nuovo gioco, una nuova serie finalmente da esplorare insieme. Allora, come al solito, metto qua il mio nome. PaninoTube, così almeno niente, tutto quanto dedicato al canale. Perfetto, lasciamo così. Si parte, si comincia. Vabbè, adesso non mi sto qui a leggere di nuovo sto libro qua, che tanto l'ho già letto 2 volte. Capitolo 1 parla praticamente di questo bambino che si chiama Timmy, che si è trovato la finestra della camera aperta in piena notte. Va a chiuderla, ma si ritrova praticamente teletrasportato all'interno di questa gabbia, all'interno della casa della strega cattiva. Una strega che nasconde dei segreti molto molto particolari. Nei prossimi video andrò a cercarli proprio insieme a voi. Però oggi tenetevi pronti, perché il filmato segreto che andremo a vedere si collega appunto con uno dei segreti che nasconde questa strega cattiva. Ma che roba! E siamo qua dentro! Siamo bloccati qui. Allora, per poter aprire questa porta, abbiamo già visto nei video scorsi, basta praticamente shottare qua la chiave con la fionda. A posto, la raccogliamo subito. Soso, prendi qua la chiavetta e ce ne usciamo subito via da questo postaccio, da questa gabbietta. Perfetto. Intanto qua c'è sempre il quadro con la faccia del canale, in cui c'è sempre l'amichetto che chiede qua di dare il 5. Ah, vabbè, ma veramente senza senso sta cosa. Sarebbe bello se in futuro facessero una bella mod che ci consente di uscire proprio fuori dalla mappa per vedere appunto cosa c'è fuori da questa casa. Cioè, non c'è un giardino, non c'è niente sta casetta, niente di niente. Ma io di qua posso buttarmi? Così? Ah, non c'è il danno da caduta! Ma che bello! E siamo subito scesi sotto! Apri quella porta, già che ci sono, no? Mi porto leggermente avanti con il gioco, quindi prendiamo qua il calzino. Perfetto, ce ne andiamo subito di sopra. Facendo attenzione alla strega cattiva, che non so dove possa essere. Via, saliamo, saliamo, saliamo. Di corsa, andiamo a sbloccare insieme questo filmato segreto. Metti qua dentro. E qua la porta che annusa il calzino. La voglio avere pure. Anzi, no, non la voglio avere. Non voglio avere sta porta qua che annusa calzine. No, anche perché non è per dire, ma. Poi sto calzino puzzolento, io dovrei andarlo a cercare a casa da qualche parte. E non voglio avere calzini puzzolenti in casetta. Vediamo qui invece, proprio esploriamo anche la mappa come è fatta, già che ci siamo. Nei video scorsi ci siamo concentrati più che altro sul gameplay, su cosa bisogna fare. Ma oggi voglio pure stare qui a vedere un po' di mappa, un po' di robe segrete. Ad esempio qua c'è questo leggio che ci fa vedere appunto che 4 pagine di giornale, anzi 4 pagine di questo libro, sono state strappate e sono state sparse chissà dove. Io pensavo inizialmente che dovevamo raccoglierle tutte quante, metterle di qua e poi utilizzare appunto quello che dovevamo fare. E invece no, a quanto pare nulla di tutto ciò, niente di tutto ciò bisogna fare. No, per sbaglio ho attivato qua gli indizi, adesso mi ritrovo sta scia, ma che roba. Ma dai, so perché sta scia qui che però non posso toglierla. Almeno su Mr. Meat 2 potevo toglierla, qui invece mi rimane fino a quando non raggiungo appunto l'obiettivo. Vabbè, vediamo qui che orario segna. Quindi andiamo subito qua velocemente. Andiamo subito a fare questo orologio. Dove si trova già l'orologio? Qui sotto. Ok, mettiamo soltanto qua. Così almeno ci togliamo anche sta roba qua. Perfetto. E poi questo qua andava messo qui. Su, metti qui sopra. A posto, non è qui l'orologio? Proviamo a vedere. E questo? No, ho sbagliato! Ah no, al contrario, scusate! Oh, ho letto praticamente al contrario l'orologio. Ah, oh, vabbè, dai, su, cose che capitano, su, a posto, perfetto! Quindi raccogliamo qua questa bella piuma, velocemente strega cattiva. Tu intanto che fine hai fatto? Almeno la parte preferita me la faccio. La parte di fare il solletico qua, sto orco gigante che è incastrato qui all'interno di questo muro. No! Strega cattiva, fammi fare almeno la parte che più mi piace. Fammi fare quello che più mi piace. La parte più bella di sto gioco è fare il solletico. A me piace un sacco. Via di corsa, di corsa, di corsa. Ok, chiudiamo subito questa bella porticina e facciamo il solletico all'orco gigante. Vai, muoviti. Mamma mia, per quanto tempo bisogna fargli sto solletico? E non finisce più. Ma che roba. A me viene da ridere. Ma dai, intanto qui ha fatto cadere la mano che teneva in bocca. Ma quindi se io la raccolgo. E basta, sempre che ti arrabbia sto uomo, sto tizio, sto orco gigante. Appena avrò una mod con il noclip, voglio vedere come è fatto il suo corpo. Voglio veramente vederlo, strega cattiva. Ti droppo sto coso in faccia. Via, 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 saliamo. No, 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 che sto cosa mi viene a prendere. Aspetta.
Vai, lo droppo in faccia, non succede niente. Vabbè, sentite, dobbiamo farci prendere. Perché? Per sbloccare questo filmato segreto dobbiamo praticamente perdere all'interno del gioco. Abbiamo 4 vite, quindi non è come nei giochi di Keyplarians che ne abbiamo soltanto 3. No, qui 4 tentativi. E quindi vuol dire che sarà molto molto ardua la cosa. Intanto qua di nuovo chiude. Ma dai, come faccio adesso ad uscire? Ah, così già che ci siamo. Vediamo pure come scappare per uscire via da questo postaccio. Adesso, dobbiamo trovare un qualcosa, un oggetto per poter aprire sta gabbia. Perché qua... Ah, no, è chiuso già così. Ma meglio ancora! La strega cattiva si è dimenticata di chiudere il lucchetto! Ma che roba! Adesso vediamo se lei sale, se sente rumori di qua. Ci può andare? No, però se io rimango qui chiuso... E poi rischia di prendermi! Streghina! Streghetta cara! Tutto bene? Dove si trova? Niente, è sparita! Non c'è più la strega cattiva! Non la vedo più! Non c'è più da queste parti! Vabbè, io mi prendo sto coso. Quindi saliamo di sopra. Andiamo a battere il 5. Mettiamo sto vinile. Saliamo di corsa lungo sto piano superiore. Perfetto. Ma io volendo posso già utilizzare la bacchetta magica prima di prendere il foglietto. Proviamoci. Quindi prendiamo sto vinile. Lo mettiamo subito qua. Velocemente. Scendi, scendi, scendi. Bravo personaggio. Di corsa. Andiamo, andiamo, andiamo. Mamma mia, le corse dentro sta casa stregata. Ok. Mettiamo qua dentro. Perfetto, e adesso andiamoci subito a nascondere. Via, aspettiamo che la strega cattiva vada di là. Ma ditemi un po' se mi devo nascondere per prendere una bacchetta magica. Ma perché devo fare queste cose? Ma che roba! Su, amichetta strega, vai pure lì. Vai lì velocemente, così ti prendo sta bacchetta magica, va. Tanto comunque non lo vinceremo sto gioco. Però io voglio almeno divertirmi, no? Voglio fare qualche bello esperimento. Ok, la raccogliamo velocemente. Andiamo subito via di sotto, vedete se possiamo già fare qua l'incantesimo. Qua con il serpente, proviamo a vedere. Dobbiamo fare prendendo una sorta di serpente così. Vediamo se funziona. No, non è così. Proviamo a vedere in quest'altro modo. Ah, però la bacchetta va ricaricata. Vediamo così. No, niente, mi sa che fino a quando non prendo la bacchetta, cioè quel foglio che sta lì sotto, non posso fare nient'altro. Vabbè, strega cattiva, mi venga a prendere, mi venga a mangiare. Eccola qua. Mamma mia! Ah, succede qualcosa? No, 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 no! Ma dai! Ah, ma quindi... Aspettate, abbiamo scoperto un'altra cosa. Se io mi fermo davanti a lei, praticamente con la bacchetta, lei pure ci cioè, sta ferma, non fa nient'altro. Ma dai! Solo che mo la bacchetta che fine ha fatto ce l'ho sempre io. Ah sì, ce l'ho sempre io. Apriamo sta porticina. La gabbia ormai è rimasta aperta. Meglio così, meglio così. Scendiamocene subito di sotto. Strega! No, dov'è, dov'è? Dov'è finita? Dove mi ha visto? Non lo so, non ne ho idea. Vabbè, arrampichiamoci qua. Saliamo, saliamo, saliamo. E qua non mi puoi prendere, strega cattiva. Non mi puoi prendere. Vuoi vedere bene qua l'incantesimo come si fa? Praticamente, ah, devo fare prendendo un tuono. Partendo proprio dall'angolo in alto a destra, fino a scendere. Quindi, vediamo. Droppiamolo qua. Streghetta, dove sei? Dove la nostra cara strega cattiva malvagia? Sei di qua per caso? Mamma mia, la scia della bacchetta mi ha fatto prendere un colpo. Eccola qua, eccola qua. Quindi fermati. Dobbiamo fare qua il tuono così. Vediamo se funziona. Sì, ha funzionato. Ma che bello! Possiamo bloccarla in questo modo, la strega cattiva! Bellissimo! Abbiamo soltanto quindi due tentativi, però, perché guardate qua. C'è soltanto più una scossa che posso utilizzare. Una scintilla, ecco, rimane così bloccata non so per quanto tempo. Vabbè, venga qua, streghetta cattiva, venga qua! Vabbè, facciamoci prendere, va, altrimenti qua sto game over non lo sblocchiamo più. Se continuo qua a trollare sta strega cattiva, facciamo notte! Adesso, ultimo tentativo. O la va o la spacca. Andiamo qua, cara strega. Voglio provare a vedere pure se posso usare la bacchetta magica in quel modo anche davanti all'orco cattivo. Vediamo se si può utilizzare. Quindi scendiamo subito sotto senza farci vedere da nessuna strega, con la speranza che lei non sia da queste parti. No, è qua. Mamma mia, ma dai, ma non mi ha dato neanche il tempo di guardare. Stava sotto, non me ne ero accorto. Ma da dove è sboccata fuori? Che poi sta strega, veramente, è una chubby strega che ha mangiato pure il gelato di Rod questa. Che poi, come vi dicevo prima, è molto collegato anche con Ice Cream il segreto di sta strega. Perché lei fa dei dolci che fa diventare i bambini dei chubby boy. Come anche Rod il gelataio. Tutti quanti insieme, tutti quanti chubby boy diventano qua. Ma che roba! Ma cosa avete voluto fare qua? Una fiera dell'ingrasso! Adesso speriamo di non beccarci qua la strega. Voglio vedere se anche con lui funziona. Vai! Ok?
Andiamo qui. Vediamo se va. No, non funziona con lui. Con lui non va. Con l'orco cattivo non funziona. Per forza con la strega cattiva devo andare. E se invece provassi qui a fare l'incantesimo davanti al serpente, qua faccio il tuono. Vediamo se va. Ma dai! E l'ha messo fuori uso. No! L'ho colpito, vabbè, strega, scusa, non l'ho fatto apposta. Ma dai, va bene, adesso prepariamoci al filmato segreto. Eccolo qua. Molto bene, è così che mi piace. Un bambino molto grasso e saporito. Mamma mia, ma che roba! E quindi ci ha fatto diventare sempre più grassi per mangiarci definitivamente. Ma scusate, ma per la fuga non c'è il filmato, ci sono le pagine che vanno avanti. E invece qua per il game over c'è un filmato. Ma dai, ma che roba! Cioè, di solito c'è il contrario, cioè quando scarico dei giochi, no? Che magari lo completo, c'è il finale di fuga. Quando invece perdo, niente, mi compare soltanto la scritta game over nella maggior parte dei giochi. Qui invece è praticamente il contrario è successo. Ma dai, ma dai! Va bene, dai, io direi di fare una cosa. Direi che per il momento posso finire qua il video. Fatemi sapere con sotto i commenti cosa ne pensate. Fatemi sapere se vi sta piacendo questa serie di Witch Cry. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spalliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. L'avventura non finisce qua, perché qui davanti a voi compariranno ben 4 schede con 4 serie differenti. Cliccatene una, buona visione. E ci vediamo direttamente in una di quelle serie. Ciao a tutti e buon panino a tutti!